Cioè, ma che entrata da boss è questa? Se vedete roba lì è perché sto lavorando da casa e letteralmente quello è il mio lavoro. Poi che volevo dire? Perché ho acceso la telecamera? Giusto, 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 giusto. Signori miei, siete in quarantena esattamente come me, esattamente come me. E questo significa che non avete un cazzo da fare. Potreste giocare ai videogiochi, per dire, ma no, non con questo, con questo intendo. Oppure leggervi un libro, effettivamente. Che non sarebbe neanche male. Oppure, terza cosa, potreste guardarvi tutto The Office su Prime Video, che vi permetterebbe di prima imparare l'inglese e poi capire le battute e possibilmente ridere. Se non avete voglia di fare tutto questo e vi sentite altamente produttivi, ma avete un sacco di tempo libero, potreste sfruttarlo per cominciare a imparare qualcosina di nuovo. Quindi sono qui oggi per consigliarvi alcuni canali altamente istruttivi e al contempo spiegarvi quali benefici potrebbero portare alla vostra persona. Cominciamo con un canale YouTube che è The Lockpicking Lawyer, che è veramente un canale interessante da un punto di vista che magari non avete mai valutato, cioè quello dello scassinatore di lucchetti. Quello che più mi piace di questo canale è l'incredibile organizzazione che utilizza, cioè nomina tutti i video con un numero. Così poi, quando li deve recitare nei video successivi, basta che dica il numero e tu te lo puoi andare a rivedere, il che è assolutamente fantastico. Lui cosa fa? Semplicemente prende un lucchetto di ormai svariate migliaia di tipi, siccome ha più di un migliaio di video, almeno quelli numerati, e semplicemente lo scassina. Ecco, non fa altro. Alcuni video durano addirittura 1 minuto e 12, però per me vedere come questo qui trova le maniere più geniali di fregare alcuni lucchetti, tipo, che ne so, con un magnetino o con uno stecchino o addirittura alcuni senza toccarli, mi interessa parecchio, è veramente rilassante. Poi sono video cortissimi e che vi insegnano parecchie cose sul mondo dei lucchetti, tipo che il 95%, se non di più, sono totale pattume. E che non serve di certo un professionista per scassinarli. Poi un altro canale interessantissimo, 2 Minutes Paper, con Carol Jonai Zilui. Un bellissimo canale che, come potete già capire dal nome, vi spiega delle, diciamo, pubblicazioni in 2 minuti. Quindi è roba scientificamente provata, o comunque che è documentata in maniera molto molto completa. Certo, se non siete esperti del settore come me, come fate a capire certi paper? Beh, arriva lui. Ovviamente non lo fa in 2 minuti e, mi spiace dirvelo, non lo fa neanche su tutti i paper, quindi il nome del canale è un po' fuorviante. In realtà si tratta di paper esclusivamente riguardanti machine learning e intelligenza artificiale. Questo sì, rende il canale molto specifico, ma vi assicuro che troverete i contenuti interessantissimi perché sono spiegati molto bene, più di 2 minuti, quello state tranquilli, con tanti esempi grafici. E poi ovviamente, se volete approfondire, lui non vi appesantisce la visione con formule che non potete capire, però potete andare nella descrizione e vedere il paper stesso. Comunque è un canale veramente interessantissimo che vi darà un'idea di quanto siamo avanti con l'intelligenza artificiale. Vi assicuro che ha stupito anche a me, che avevo molta fiducia nel settore. Adesso un canale in italiano, che è quello di Vlad Sparastorie. Qui è se vi interessa il mondo delle armi, ma in realtà no, non dovrei dire così, perché neanche a me interessava prima di vedere questo canale, quindi vi farà interessare al mondo delle armi. Quello che fa lui è prendere, analizzare, proprio aprendole fisicamente e ovviamente sparare con delle armi, alcune tra le più iconiche, ovviamente conosciute un po' da tutti, sarà per i videogiochi o comunque per il cinema, per esempio l'M16, l'MP5, il Kar-98, Desert Eagle, cioè sono tutte armi iconiche, però di cui non si sa bene dove vengano utilizzate, quale sia la loro storia. Ecco, se vi interessa questa cosa, ma vi assicuro, anche se non vi interessa, fidatevi di me, guardate i suoi video, perché racconta le storie, i segreti, i difetti, i pregi, gli errori, le versioni precedenti di queste armi qui, quindi vi fa veramente una panoramica completa e poi ve la smonta, vi fa vedere effettivamente, fisicamente, quali sono state le soluzioni adottate e quali sono i meccanismi che alla fine muovono certi tipi di armi. E ovviamente a fine video ci spara al poligono, quindi per me è un canale veramente bello, molto in crescita da quello che sto vedendo,
di una persona veramente molto esperta, quindi ve lo consiglio in pieno. Ultimo canale italiano, sì, erano due, non è che ne fosse tanti, ma è quello di Marco Crepaldi. Io l'ho conosciuto da una live che aveva fatto col Cerebro Podcast, dove era stato intervistato, ma in realtà ultimamente è un po' ovunque, è andato anche da Shai e anche lì hanno parlato di cose veramente molto interessanti. Lui è, se non erro, uno psicologo sociale e è conosciuto principalmente perché è a capo, è il fondatore di Hikikomori Italia, che è un argomento che, nel senso, non è sicuramente felice, non è una cosa bella, magari è interessante da vedere, però se non sei di quel mondo lì te ne preoccupi fino a un certo punto. Quello che però mi ha fatto piacere scoprire è che il suo canale, che allo stato attuale ha meno iscritti del mio, quindi dobbiamo immediatamente rimediare, tratta un sacco di cose riguardo la psicologia, la sociologia, parla anche di femminismo, parla di diritti, ha fatto un sacco di video interessanti, onestamente. Potete ascoltarlo anche su Spotify oppure su YouTube se vi piace vedere qualcosa di visivo, anche se a me onestamente non è una componente molto importante in un video del genere, ma veramente se vi interessano, e ripeto ancora, se non ve ne frega niente, provateci lo stesso. Questi argomenti qui sono veramente interessanti, vi fanno pensare a come effettivamente pensano le persone e quali sono le ragioni per cui certe persone fanno dei comportamenti che a noi sembrano totalmente erronei. Ma come ho detto all'inizio del video, voglio farvi imparare qualcosa, anzi dovreste essere voi stessi a voler imparare qualcosa. E qual è il miglior modo? Beh, ci arriva sempre internet a soccorrerci. Non l'ho detta bene, però così. Quello che ho sempre voluto fare io sul mio computer è cercare di liberarmi di tutte le crack. Quindi questo è il presupposto. I programmi che sono l'icona di questo comportamento sono quelli di Adobe. Quindi vi parlo di Premiere Pro con cui monti video, Photoshop con cui faccio montaggi di foto, copertine, cose così, Lightroom, Media Encoder e After Effects, che penso di aver installato e mai usato. Tutte queste cose hanno un'alternativa molto meno costosa, proprio a livello di scale e anche tempo, secondo me, per impararle, che probabilmente funziona anche meglio. Uno dei primi passaggi che voglio fare è liberarmi di Photoshop, che ho imparato ad usare in maniera abbastanza superficiale in questi anni, intanto perché non mi è mai piaciuto come è strutturata l'interfaccia, come sono fatte le cose. Ho sempre trovato le guide fatte su YouTube di Photoshop da persone abbastanza ammorbanti, quindi non mi sono interessato più di tanto. Piuttosto ho cominciato ad utilizzare Affinity, che in questo periodo è in sconto a 27 euro e non mi danno neanche un euro, per dirvelo, quindi niente, vi sto facendo pubblicità praticamente gratis, ma è un sostituto, Affinity Photo in realtà, perché poi ci sono anche altri programmi, a Photoshop. Per quanto mi riguarda e per quello che ho visto io, è al pari se non superiore, quindi tenete in considerazione che se utilizzate Photoshop vi troverete molto bene anche con questo, però potreste argomentare che Photoshop lo usano tutti, giusto? Quindi ci sono tantissime guide a riguardo e probabilmente potrete imparare qualsiasi cosa con Photoshop, io non ho dubbi che ci potreste riuscire. Però se non lo volete craccare, quindi non volete pagare un abbonamento veramente, secondo me, mostruoso, questa soluzione di Affinity, cioè pagarlo una volta sola e sfruttare questo canale qui, cioè Affinity Revolution, potrebbe fare per voi. Sono marito e moglie, teoricamente molto giovani, che semplicemente fanno un tutorial per Affinity. Però la differenza rispetto a qualsiasi altro canale di YouTube che io abbia mai visto che fa guide di questo tipo è la precisione, l'omogeneità, la qualità dei video che fanno, anche perché loro in realtà non so se nascono come canale o come sito, però sul loro sito vendono anche dei videocorsi, tra l'altro a buonissimo mercato, perché 30-40 dollari per fare dei videocorsi professionali sono veramente spiccioli, e quindi loro hanno un background o comunque hanno imparato a mettere giù una guida, un manuale fatto molto bene, alcuni corsi addirittura sono gratuiti, e vi assicuro che imparare con loro è di una facilità impressionante. Quindi se voleste mai un giorno buttarvi nel mondo del photo editing, che può essere utilissimo per un sacco di cose, ve lo assicuro io, beh, questo canale è fantastico, e se volete vi spiega anche i motivi per cui Affinity è meglio di Photoshop. Butto tutto in descrizione. Per sostituire Lightroom, quindi mettere mano alla foto in RAW, che sempre più smartphone riescono a scattare, quindi potreste usufruire di una color correction veramente
avanzata è Lumineer 4.1. È un programma veramente potente a livello sia di filtri, dove utilizza intelligenza artificiale, sia in realtà anche nella sua semplicità, perché è vero che riesce ad attuare delle correzioni molto molto belle, ma al contempo lo fa in maniera semplice, cioè l'interfaccia è semplice, la potrebbe utilizzare veramente chiunque. È consigliata ai professionisti, così come a quelli come me o come voi che semplicemente hanno fatto una fotina e vorrebbero migliorarla. Chiusa la parentesi, avevo l'ultimo scoglio da affrontare: Premiere Pro. Quello che vedete qui è un corso su Skillshare. Come sapete, Skillshare, anche lì, non mi pagano, non ho nessun codice da darvi, semplicemente se vi iscrivete vi danno 2 mesi gratis. Ecco, unico consiglio. Lui si chiama Video VFX, che in realtà è un po' un nome generico, non ci sono neanche troppe spiegazioni su chi sia questa persona e cosa abbia fatto nella vita, però si denota dai suoi video di, appunto, tutorial di DaVinci Resolve 16, che è letteralmente il sostituto per quasi tutta la suite Adobe che riguarda i video, che è molto molto competente. Però lui non è come Affinity Revolution, cioè guide pensate sequenziali senza dimenticarsi niente. Lui naviga solo con l'esperienza, quindi date le sue tante, ma tante, evidentemente si sente da come parla, esperienze video che ha usato in questi anni con DaVinci Resolve e tanti altri software, vi sa spiegare in maniera peculiare cosa fare e cosa non fare con ogni singola parte dell'interfaccia di DaVinci Resolve. Ma quello che mi piace di più è che lui inserisce dei consigli utili provenienti dal campo, errori che magari ha fatto lui o hanno fatto altri, e vi dice quali errori non fare. Le guide che ha fatto su Skillshare sono parecchie, sono divise per le modalità, diciamo, di utilizzo di DaVinci Resolve, che possono essere la parte cut, la parte editing, la parte Fairlight per l'audio. Ah sì, dimenticavo. Cioè, praticamente usare DaVinci Resolve è come mettere Premiere Pro, Media Encoder, Audition e After Effects, siccome c'è anche la parte Fusion, insieme, gratis. Cioè, non dovete neanche pagarlo, è gratis. Quindi, non, cioè, io non vedo motivo al mondo per rimanere su Premiere Pro, anche perché man mano che andate avanti con i suoi tutorial scoprirete che ci sono delle funzioni smart che Adobe non ha neanche pensato di inserire in 10 anni di esperienza del settore. Fine dei consigli. In realtà volevo inserire anche qualche libro, ma penso che non sia di interesse di molti. Vi posso dire, l'unica cosa che ho letto è questo qui di Barba Scura X, cioè Il genio non esiste. Saranno neanche 300 pagine di libro, praticamente è come un suo lungo video, quindi non so, a livello di libro come è scritto non mi fa impazzire, però racconta delle storie interessanti sui cosiddetti geni della storia, quali tipo Newton, Einstein, poi di chi altro parla di Tesla anche, parla di Marconi, quali sono le loro storie, se effettivamente sono stati dei geni del tempo o se semplicemente la storia li ha resi tale, e scoprirete che effettivamente c'era gente che non era così furba come pensavate, o magari non lo era nella maniera in cui è ricordato. Quindi sì, un libro interessante, niente di incredibile, l'avevo addirittura preordinato sulla fiducia, mi piace il canale, sulla fiducia ci sono andato, sono rimasto tutto sommato soddisfatto, un libretto interessante che si legge molto fluidamente. Detto questo, scusate, chiudo il video, questi sono i miei consigli, se volete utilizzarli bene, altrimenti probabilmente non capite una sega.